Oggi ricordiamo la più inumana, la più crudele e la più terribile delle tragedie italiane. Sì, perché 20.000 trucidati in malo modo, in maniera orribile, 20.000 italiani. Il teatro è il Carso friulano, la Dalmazia e l'Istria, dove sono ricche queste zone di foibe, cioè profonde buche di più di 100 metri. L'invasione dei partigiani titini dal 43 in poi, dal 43 fino al 45, hanno sterminato quasi tutta la popolazione di quelle zone, perché c'era in corso una forma di pulizia etnica, perché dovevano dimostrare che quei territori non erano abitati da italiani, ma per essere annessi alla Jugoslavia. Quel teatro di tragedia non colpì solo friulani, ma colpì italiani di tutte le parti d'Italia che si trovavano là o per servizio o per lavoro. Ce n'erano tantissimi italiani, quindi è una tragedia che ogni paese ha i suoi martiri. Canicattì per esempio ne ha 4, il carabiniere Urso, il carabiniere Di Gioia, il carabiniere Augello e l'agente di pubblica sicurezza Garlisi. Queste 4, 3 giovanissimi si trovavano in servizio là come carabinieri, anche il poliziotto, pagarono in maniera atroce la loro esistenza, perché doveva essere fatta questa pulizia etnica, perché Tito doveva occupare quei territori e prenderseli. Poi il 10 febbraio del 47 è stato firmato il trattato e sono state definitivamente consegnate alla Jugoslavia questi nostri territori, che erano territori italiani da almeno 2000 anni. Che cosa succede? Dopo questo c'è il grande esodo, 350.000 persone dell'Istria sono state costrette ad abbandonare tutto quello che loro avevano. Hanno raccolto solo le masserizie, qualche ricordi, hanno raccolto anche qualche bara di morto per portarselo in Italia e hanno abbandonato le loro terre, la loro tradizione, la loro storia per venire in Italia, perché loro erano italiani. Ma il Partito Comunista allora non li accolse bene. Beh, allora non era ancora tanto di moda l'accoglienza. Questi signori li hanno trattati malissimo, li hanno, per esempio, a un certo punto, quando sono arrivato alla stazione di Bologna, hanno vietato che scendessero dai treni per potersi rifocillare, e c'era una distribuzione di latte per dare latte ai bambini ed è stata vietata anche quella, il latte l'hanno versato tutto per i binari. Ecco, gli italiani allora si sono comportati malissimo nei confronti di questi nostri fratelli sventurati. Grazie al comunismo titino, con la complicità e la collaborazione del comunismo italiano.